alcune considerazioni su questo libro che è riportare la testimonianza di chi ha subito la guerra, non l'ha vissuta, l'ha subita. E questo libro parte con una citazione, non perché mi ritengo dotto, ma perché la ritenevo appropriata come una sintesi di questo libro, che poi andrò a leggere le ultime due battute. Una frase attribuita a Eschilo: in guerra la verità è la prima vittima. E si conclude con una frase di Chamberlain, primo ministro inglese, nel 1938, che praticamente fu profetica, perché Chamberlain disse: in guerra non ci sono vincitori, sono tutti perdenti. Qui siamo alle parti finali, i due, nonno e nipote, tornano a casa in barca, hanno un vissuto perché tornano nel sepolcro del nonno, insieme vivono questa esperienza e poi ovviamente si torna a casa. Marino, coi capelli scompigliati dal vento tanto da sembrare un istrice, con una mano sul timone e l'altra sulla spalla del nipote, disse: Filippo, prendi tu il timone. Io no, no, chiese un po' preoccupato. Sì, certo, sei partito per questo viaggio mozzo, ora rientri marinaio. Marino lasciò così i comandi al nipote, poi si diresse verso prua per aggrapparsi a una sartia e scrutare l'orizzonte. Filippo, attento alle manovre, manteneva in rotta l'imbarcazione senza sbavature, nonostante il mare sempre più increspato. Marino non aveva sbagliato ad affidare il timone a Filippo. Questi, seppur in tensione come una corda di violino, sapeva il da farsi. Infatti, entrò nel canale del villaggio con grande sicurezza. Passarono davanti a Mario, che, essendo a bordo di una barca a motore, più veloce era rientrato prima di loro. Grazie Mario, gridò la barca Marino. Poi salutò con il braccio. Marino fece lo stesso, mentre Filippo nemmeno girò lo sguardo, tanto era attento alle manovre. Con perizia ridusse la velocità nell'approssimarsi dell'approdo. Sulla sponda, proprio di fronte a loro, stazionava Daniele, padre di Filippo, solo e intento ad asciugarsi i capelli con un asciugamano. Si rigidì nel vedere Filippo alle manovre. Non se lo sarebbe aspettato. La preoccupazione svanì presto, visto che Filippo, con una manovra perfetta, accotò la barca al pontile. Mentre era lì, ancora innobile, Daniele si sentì apostrofare da Marino, forse per esternare una piccola rivincita e smorzare la sottomissione psicologica per l'infortunio e l'onta subita, perché il padre deve andare a salvarli perché sono stati maldestri in barca. Cosa te fa come un bacalà? Ciappa la cima. Quasi contro la sprovvista, Daniele prese la cima e con una cassa da mante la assicurò alla vita. Mentre assicurava anche la seconda cima, Daniele si mise a osservare i due marinai. Ormeggiata l'imbarcazione, iniziarono quindi i lavori di sistemazione, trasbordo a terra delle poche vivande rimaste a bordo e quant'altro i marinai si erano portati dietro per il viaggio. Daniele si mise ad osservare i due. Seppur fossero separati da più di una generazione, notò che c'era qualcosa di strano in loro, qualcosa di nuovo, come se quel viaggio avesse reso più intimo e forte il loro rapporto. Gli pareva quasi che si fossero trasformati. Filippo dava l'impressione di essere maturato, cresciuto, non più un ragazzo, ma un giovane uomo. Osservando bene il padre, considerò che anche Marino fosse diverso. Trovava ora il suo sguardo sereno, lo sguardo di un uomo in pace. Si interrogò incuriosito su che cosa fosse accaduto durante quel viaggio. Forse non gliel'avrebbero mai detto mai, e sarebbe rimasto un segreto tra loro due, o chissà, magari un giorno lo avrebbero fatto partecipe dell'esperienza vissuta. Marino si diresse verso la casetta di legno, pochi metri quadri che fungevano da magazzino, dispensa e rifugio nelle brutte giornate. Il suo regno è di fatto prima casa dai giorni della pensione. Ne uscì con due birre e una Coca-Cola, che passò ai due consanguinei. Dopo aver gustato tutta la birra, abbracciò figlio e nipote. Lì tutti e tre uniti in pace, ognuno a sentire la vicinanza dell'altro, accompagnati solo dal pigro sciabordio dell'acqua del canale mossa dalla marea montante. Tre generazioni, tre mondi, tre uomini legati dal sangue e dalla storia, figli del passato, ma saldamente ancorati al presente, proiettati verso il futuro.